Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, venerdì 11 maggio. Vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata. Ovviamente sono tutti quanti incentrati sulla ricerca di una soluzione a una crisi di governo, a una crisi, diciamo, politica che è ancora in corso. Fino a prova contraria è ancora alla guida di questo paese Paolo Gentiloni. Ci abbiamo tutti i suoi ministri, Calenda che viene sbertucciato nelle riunioni sindacali perché dice non conti più nulla, Minniti che si occupa degli autobus che vanno a fuoco a Roma. Insomma, non c'è un governo, ma non c'è. Nel frattempo stiamo aspettando quello che sarà il nuovo governo. Buongiorno Cristiana, Paolo e Bruno e Isabella che intanto sono arrivate sul nostro canale. Allora, che cosa sta succedendo? La cosa è molto semplice. Di Maio e Salvini si vedono un po' come i riti della vecchia Repubblica ci raccontano, si vedono, c'è una foto veramente stupenda oggi perché è una foto nei gruppi del PD, no? Quel Parlamento che volevamo aprire con una scatoletta in cui c'erano gli streaming, in cui erano disgustati dalla pomposità, in realtà poi sono molto utili questi costi della politica per far sì che ci si veda e c'è una foto, la foto vede una delegazione del Movimento 5 Stelle e una delegazione della Lega. Io sento un po', mi viene quando penso che Lega e Movimento 5 Stelle, pensando a lì attaccati, mi viene un po' il prurito. Adesso non esagero, simile a quello di Travaglio, ma quando li vedo. Giorgetti, vedo Borghi, vedo Siri. Borghi e Siri sono due persone che conoscono, molto intelligenti, molto abili, ho grandi stima di loro. Vedo poi i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, Di Maio e gli altri, insomma, che dovrebbero decidere che cosa fare di questo paese. Ecco, insomma, mi sembra l'acqua e l'olio messi insieme. Voglio dire, non sarà così, vedremo come governeranno. Però, insomma, quella foto per me oggi del Corriere della Sera racconta più di altre mille immagini come è veramente un matrimonio contro natura, e io l'ho detto dal primo giorno, e dice Fabrizio: la scatoletta è senza tonno. In effetti, il tonno ce lo siamo mangiato tutti, tutto. Però, insomma, vediamo quello che succede e diamo, come sempre, ed è giusto, secondo me, apertura a un governo che magari riesce a fare qualche cosa. Quello che ancora non è riuscito a fare è trovare il Presidente del Consiglio. Si parla di una figura terza, si è parlato di Giorgetti, si è parlato di Giovannini, si continua a parlare della Belloni, che era la donna indicata dal Presidente della Repubblica. Insomma, si cerca di trovare un terzo che possa fare il Presidente del Consiglio, mentre ci sono alcune intese. Il Corriere della Sera dice: intesa sul reddito di cittadinanza e flat tax. Il reddito di cittadinanza intanto è sceso a 2 anni, non più 3. Vedremo quali saranno i criteri con quali verrà dato, e secondo me anche la flat tax non sarà al 15 come promesso da Salvini, anche se, come voi sapete, io non mi associo al Travaglio, non ti preoccupare Deborah, e sulla flat tax io sono super favorevole. Mentre il Corriere punta sull'intesa tra reddito e flat tax, il Repubblica dice: intesa sui migranti. In effetti i migranti forse è l'unica grande intesa che loro potrebbero avere tra i due partiti. Intanto, in un'intervista Spatafora, che è diventato il grande uomo di questa trattativa, il Giorgetti di Di Maio, iniziamo ad abituarci a questi nuovi personaggi. Spatafora sarà uno di questi. Dice che il Premier sarà terzo, e vai a capire chi. Il Corriere della Sera lancia come Premier terzo Massolo, l'ex capo dei servizi segreti, e anche lui, come la Belloni, con un grande e importante passato alla Farnesina e direi anche come consigliere, mi sembra, a Palazzo Chigi o comunque nei periodi berlusconiani. Molto bella una frase oggi di Giuliano Ferrara che dice: uno dei problemi della politica è definire la vittoria. Ed è esattamente quello in cui noi ci troviamo. Uno dei problemi della politica è definire se hanno vinto il Movimento 5 Stelle o ha vinto Salvini. E uno dei problemi della politica, aggiungo io, sarà fra 1 anno, fra 2 anni, fra 3 anni, dire se a far bene è stato Salvini o Di Maio. A voi sembra una banale cosa da ragazzini, ma non lo è, perché la politica vuol dire responsabilità degli errori e delle vittorie. Se dovessero fare vittorie o errori, quando noi andremo a votare nei collegi nei prossimi anni, se rimane questa legge o comunque anche un'altra legge che prevede Movimento 5 Stelle e Lega su due fronti contrapposti, a chi attribuiamo gli errori e gli orrori?
e i vantaggi o le vittorie all'uno o all'altro partito, posto che saranno condivisi nelle scelte di questa politica. Secondo me questa è la base. Anche perché uno può obiettarmi, anche socialdemocratici e CDU stanno insieme in Germania, sì, con un piccolo particolare, che uno dei due comanda davvero, non ci prendiamo per i fondelli, è la signora Merkel che è Presidente del Consiglio. Qua con l'uomo terzo, a chi attribuiremo i problemi? All'uomo terzo che non ha fatto un casino e non ha capito Movimento 5 Stelle e Lega. Io lo trovo una cosa incredibile. Va bene, Mattarella, Premier, Di Maio a caccia di poltrone. E la sintesi di Sallusti, dando il senso che sarà Mattarella a guidare di fatto questo governo. Bene, il Fatto Quotidiano ha un piccolo problema di crisi di nervi, perché mentre tutto questo sta succedendo, e la crisi di nervi ce l'ha un po' Berlusconi, ce l'ha un po' il giornale, ce l'hanno un po' i giornali di centrodestra, perché Berlusconi è stato fatto fuori da questa competizione, può avere un potere interdittivo, ma insomma in realtà l'accordone è stato fatto, e il Fatto proprio non riesce a dimenticarsi dell'esistenza di Berlusconi. E mentre si sta cercando di fare un governo, mentre c'è il Movimento 5 Stelle, il reddito di cittadinanza, i vostri ragazzini che avete pompato in tutte le maniere, che avete detto che erano straordinari, oggi di che si occupa il Fatto? Come archiviare il Cavaliere. Ma l'hanno già archiviato, di fatto! Vabbè, e una delle cose per cui si deve archiviare il Cavaliere è fare una serie di leggi, tra cui dice, senza queste leggi Berlusconi conterà ancora. Una di queste, sapete qual è? È le intercettazioni. Bisogna bloccare la norma, diciamo, contro la democrazia fatta dal Partito Democratico. Quindi, per bloccare Berlusconi bisogna evitare una norma fatta dal Partito Democratico. Rai, via i partiti! Ma solo professionisti TV. Già c'è un professionista TV alla guida della Rai, mi sembra, no? Perché mi sembra che Orfeo tutto sia, tranne che un politico, ma un professionista TV. Forse un po' diverso da quell'altro, no? Quello che mi cacciò, come si chiama? Camposanto, come lo chiama Dagospia, io lo chiamo come il Conte Mascetti, no? Quello che doveva essere un professionista della TV e ha fatto tabula rasa di tutti i professionisti della TV. Insomma, caro Fatto, oggi ti accorgi che devi cacciare via i rappresentanti dei partiti quando proprio in questo momento non c'è un rappresentante di un partito. Vabbè, e comunque sono fissati su questa cosa e continuano ad andare avanti. Insomma, direi che sono fuori dalla grazia di Dio. Così dice Sallusti in un fondo oggi sul giornale, che dice il diffamatore, perché quello chiama il delinquente Berlusconi. E siccome è stato condannato per diffamazione, Sallusti chiama il diffamatore Travaglio, è fuori dalla grazia di Dio. Fuori dalla grazia di Dio dovremmo essere tutti noi italiani per quello che è successo nella storia dell'Ilva. Vedete, è stata espropriata alla famiglia Riva, è stata espropriata la famiglia Riva, che non è stata condannata per nessun disastro ambientale, per nessun inquinamento, per nessuna tangente, ancora non è stata condannata. Sto parlando della questione Tarantina. Gli hanno tolto l'azienda che faceva un mucchio di soldi, oggi perde 30 milioni di euro al mese e hanno chiuso un altro forno. Tutto questo forse l'hanno voluto i cittadini, forse l'hanno voluto i comitati, ma sicuramente è stato disposto da dei magistrati di Taranto, uno dei quali mi sembra che si sia anche candidato con Fondazione Comunista una volta in pensione. Allora, mentre Taranto ha distrutto la sua azienda ed è stato chiuso un altro forno, che non è esattamente questa lampadina, non si accende così un altro forno, 100 milioni per revamparlo. Bene, insomma, mentre hanno distrutto questa vicenda, conniventi sindacati, conniventi i poteri locali, conniventi giornali, conniventi comitati dei cittadini, eccetera, oggi piagnucolano perché vogliono ridurre coloro che hanno comprato l'azienda da 14.000 a 10.000 dipendenti. Tra l'altro, i 4.000 non vengono cacciati a calci nel culo, come avviene per tutti quanti commercianti, piccoli imprenditori, terzisti di Taranto, tutti coloro che hanno perso lavoro grazie a questa follia che abbiamo fatto sull'Ilva di Taranto e tante altre ne abbiamo fatte. Ma sapete cosa succede? Succede che questi 40.000 verranno incentivati all'esodo con 60.000 euro, verranno. Non è bella la vita, di queste persone, non sto dicendo che sono dei privilegiati, sto dicendo che sono meno invisibili del 90% degli invisibili che a 50 anni si trovano senza un cazzo di lavoro. Chiaro? Bene, e qua che cosa fanno i sindacati? Si oppongono al piano sindacato e sfanculano Calenda, che sta cercando nel bene e nel male di rimettere a posto una situazione per quella che era la più importante azienda
italiana del sud, uno dei colossi dell'acciaio che abbiamo svenduto agli stranieri per colpa di una magistratura ottusa e di una serie di... Ma non è tutta la magistratura così, ci sono dei magistrati straordinari, sia chiaro, io non la penso come quelli di Forza Italia che vanno alla magistratura, per me ci sono dei grandi magistrati, ma il problema è che quando trovi magistrati, come nel caso di Taranto, che si accaniscono, beh, quello non mi sembra l'amministrazione della giustizia, ma mi sembra un atteggiamento politico, ideologico, come quello dei sindacati oggi. Per fortuna che ce n'è uno che sia uno, che è la CISL di Bentivogli, che dalla storia della Fiat, vi ricorderete la cosa di Mirafiori, all'Ilva ha un briciolo di ragionevolezza, come per i sindacati, anche come per i magistrati, per i politici, anche per i sindacati, qualche volta qualcuno con un po' di testa c'è. Eppure, comunque, CGIL e UIL comandano, tanto a loro che gliene fotte, un posto di lavoro nel sindacato ce l'avranno sempre. Intervista oggi tutta da leggere alla Raggi sul Messaggero, in cui veramente capite il misto di supponenza, arroganza e incapacità di capire i problemi della sindaca di Roma. È una cosa imbarazzante. Leggetevi sul Messaggero l'intervista e le risposte sono rifiuti. Per la prima volta faremo una gara europea. Allora, la procedura per la Raggi è più importante del risultato. Il risultato è che Roma fa schifo e che non siamo riusciti a gestire l'emergenza rifiuti e siamo ritornati indietro. Finirà l'epoca Cerroni? Perfetto. Negli ultimi 20 anni c'è stata l'epoca Cerroni e finirà. E se noi non facciamo degli impianti nuovi, se noi non attiviamo degli impianti nuovi, che cacchio ce ne frega che finisca l'era Cerroni? Che per 20 anni non mi sembra non sia stato arrestato, ma gestito delle discariche perché non abbiamo voluto fare i termovalorizzatori. Ma vado avanti, cosa dice? C'è stato un aumento esponenziale della produzione dei rifiuti del 20%, quindi di chi è il problema? Di voi cittadini che usate troppi rifiuti, che fate troppi rifiuti, perché il concetto qual era della Raggi? Voleva fare la funicolare a Roma, ma voleva anche rifiuti zero. E siccome purtroppo i romani non fanno rifiuti zero come in nessuna parte del mondo, è colpa dei romani, non la dice così, ma si capisce, è una roba che ti fa venire il sangue al cervello. Tu gli dici, sono, e la giornalista gli dice, ma ci sono, si bruciano gli autobus, e quella sa che ti risponde, beh, faremo un finanziamento di 167 milioni di euro per 600 nuovi autobus. E secondo te, ma ci sta prendendo in giro, ma quando arrivano? E perché non l'hai fatto? Mi hai detto che oggi fate questo finanziamento, oggi la Raggi fa questo finanziamento, quando all'inizio dell'anno ne sono bruciati 10, ma anche l'anno scorso, anche l'anno prima, anche quando non c'era la Raggi, ma ci sta prendendo per il culo? Cioè il finanziamento arriva oggi perché c'è stato l'autobus incendiato a Via del Tritone? Ma io non lo so, io non ho idea, cioè, ma... guardate. Ci abbiamo avuto Casa Monica e lei dice ci penseremo, faremo, diremo. Sapete cosa sembra? Sembra quando io mi ricordo perfettamente nei Nuovi Mostri si trova, mi sembra Gassman tutto vestito da cardinale e arriva in una parrocchia di periferia. Dimo, famo, annamo, menamo e dà uno schiaffone al parrocchiale, al poveraccio che stava lì a sentire la predica. Ecco. La Raggi mi sembra quella roba lì. I nuovi mostri. Dimo, famo, namo, menamo. Nel frattempo sono 2 anni che fa il sindaco di Roma e Roma fa schifo. Bene, io direi che per oggi è tutto. Spero che... vedete, voglio continuare. I primi 6 mesi di Roma che fa schifo, ci sta. Il primo anno, ci sta. C'è un periodo per riuscire a capire come funziona una macchina complicata e l'eredità... Figuratevi un po' voi di Marino del PD degli ultimi 20 anni, con una parentesi diciamo di Alemanno che non mi sembra che sia stata luminosa. Ma io dico dopo 2 anni, e non è possibile che è sempre colpa degli altri, non è possibile che fai l'appalto oggi dopo che gli autobus li hai visti l'altro giorno infuocarsi. Se vi piace questa zuppa condividetela. Questa sera 105 Matrix alle 19 e sul sito nicolaporro.it i segreti dell'accordo Lega Movimento 5 Stelle. Gliel'aveva spiegate Casaleggio a Bisignani, l'articolo sul sito nicolaporro.it. Ciao!